Benvenuti in un nuovo vlog, benvenuti in questo nuovo vlog, in questo nuovo giorno con questa bellissima maglietta t-shirt offerta gentilmente da Sad Glory. Vi lascio qui il nome se ho sbagliato, perché sbaglio sempre. E questa qua è una delle sei che mi sono state inviate da questa azienda, ragazze. Magliette veramente di una qualità stratosferica, ve lo giuro, raga, sapete che non vi dico bugie. Proprio già si vede, guardatela anche in controluce, cioè non c'è proprio trasparenza. Sono bellissime, elasticizzate appunto giusto, e fanno magliette, ragazze, personalizzate. A parte che nel sito, vi lascio qua scorrendo la carrellata, mi sposto così poi c'ho lo spazio quando monto la clip per farvi vedere bene, la carrellata di tutte le stampe, magliettine, corte, lunghe, canottiere, top, anche felpe che hanno nel sito, ragazze, e comunque prezzi comunque accessibilissimi, e appunto le fanno anche personalizzate, soprattutto personalizzate. Quindi io potevo non farmi fare la maglietta personalizzata? No. Quindi questa è la prima che vi faccio vedere, e questa qua già era di default così, ce l'ho presa dal sito già così. Dog mama, infatti io sono una dog mama. Sì, sì, lo sapete, chiamo gli animali. Ve la faccio vedere da vicino. Vedete, c'è questa parte così, in leopardato, credo che sia, sì, nel leopardato. E poi c'è la scritta e tutta questa esplosione bellissima di blu, di goccioline. E questa qua è solamente la prima. Adesso vi voglio fare vedere, prendo il pacco, lo rivediamo insieme, vi voglio fare vedere soprattutto quella che ho fatto personalizzare per me. E adoro, ragazzi, adoro, potete capire. E boom, ragazzi, sono troppo contenta. Guardate qua, Emanuela P, col logo di YouTube. E questa qui è quella che mi sono fatta personalizzare. Un attimo che vi rimetto su. L'ho presa in grigio, ragazze, e con questa io ci uscirò, ci farò i video pulizie, appunto, perché c'è il mio logo, è il mio nickname, poi nickname non è, perché è il mio nome con l'iniziale del mio cognome. E niente, ci farò di, non me la tolgo più, ragazze. Ero indecisa se prenderla nera con la scritta bianca, ma poi ho detto nero, poi mi appesantisce e mi stufa, o bianca, ma bianca è troppo delicata per andare a fare i video pulizie, poi la sporcavo subito, quindi l'ho presa in grigio. Ed eccomi qua, dietro, davanti, avanti, ragazze che vi piacciono. Immaginate che potete farvi personalizzare la vostra maglietta come meglio volete, cioè vi potete fare scrivere di tutto, i nomi dei vostri figli, il vostro nome con una bella corona sopra. Insomma, ragazze, ve l'ho detto, nel sito ce n'è di ogni, vi lascio un'altra carrellata, ma potete appunto farvele personalizzare come meglio credete. E questa è un'altra che adoro, ragazze, adoro, veramente. Io ho preso una M per stare comunque più comoda, perché la S poi mi stava troppo aderente anche dalle maniche, poi sì, andavano a finire qui e non mi piaceva, non mi piace quando stanno troppo. E comunque la posso andare a mettere anche dentro, ragazze, e già magari fa un altro effetto per uscire. Olè. Ma anche fuori per andare a fare le mie pulizie. E questa è la numero 2, Emanuela P, con lo stemma, con il logo di YouTube, dove sono nata e cresciuta e dove è casa mia praticamente, perché poi ci sono le altre piattaforme, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, Facebook, ma quelle non sono casa mia. Io mi sento a mio agio, completamente a mio agio, solamente su YouTube con voi. Numero 3, ragazze, io sono la mia motivazione, anche la vostra. L'ho presa apposta questa qua, appunto, un top, una canotta, e appunto c'è scritto I'm my motivation. Faccio video motivazionali, sono la vostra motivazione, me lo dite tutti, mi motivi, e io veramente, ragazza, veramente mi riempite il cuore quando mi dite così, perché motivate anche me. E quindi anche questa la userò sia per uscire, sia per, scusate la panza, quella ce l'ho, ragazza, ma la posso tagliare, e sia per fare i miei video. Mi piace da morire, è bellissima, ce ne sono tantissime così, comunque, ispirazione, motivazione, tante, vi ripeto, le fanno personalizzate. Andiamo alla numero 4. Siamo alla numero
4? Sì, 4. La prima l'ho fatta quella nera, Emanuela P, My Motivation. Sì, 3, numero 4. Ok, non faccio così, non sono io. Questa qua, Summer, per l'estate ragazze fresca. Questa qua l'ho presa in nero proprio perché risaltava il design, altrimenti non, per quanto mi riguarda non risaltava. Quindi c'è la bella bibita qua fresca con le fette di limone, bellissima, e anche l'anguria. E la scritta Summer con fiorellini. E di queste qua, ragazze, estive, tipiche estive, ce n'erano tantissime, c'erano anche i top. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata nel sito così passatempo, andate a vedere un attimino. E può essere che c'è qualcosa che vi piace perché ve l'ho detto, i prezzi sono accessibilissimi. Andiamo alla numero 5 che vi faccio vedere così, e anche alla numero 6, non la indosso. Ma vi lascio poi qui una piccola clip con le foto di quando l'ho indossato, ho giocato a fare un pochettino la modella per Instagram, un attimo. L'altra è questa qui con la ragazza, vedete, con il tuppo, il fiocco, un po' retro, è bellissima, mi piace da morire. Questa qua è proprio tipo maxi maglia lunga, vedete? Questa qua va lunga così, si usano tantissimo, ragazze. E poi ne ho presa un'altra sempre maxi maglia, ve la faccio vedere subito. E ve la spacchetto davanti, ragazze. Tagliate così, ognuno nella sua busta, ovviamente. Questa qua, sempre anche maxi maglia, tutto floreale. Guardate che bella, è bellissima, ragazze. C'è anche la zampetta del cane, anche questa qua va lunga, o al limite si può fare un nodo laterale e metterla all'interno. Va bene, con questa, con scritto Love, io passo e chiudo. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata nel sito, nello shop che vi lascio in info box, e se c'è eventuale codice sconto ve lo lascio scritto anche in info box, ragazze. E queste qua erano le magliette che ho scelto. Dov'è quella di Emanuela P? Qua me la vedrete indosso, ragazza, in quasi tutti i video, almeno che non è messa a lavare, ve lo sto dicendo da adesso. Io vi saluto, ci rivediamo dopo e vi lascio alle clip con le foto delle t-shirt. Fontanella, riempiamo 10, 20 e 20, 40 litri d'acqua e mi sa che per quest'estate, come diceva mio marito, ci vuole un altro bidone da 20 litri. Tutorial. Riempi un po', metti il tappo, shakera. Vai. Si vede che ha. Bravo, ga. Ok, butta. Bravissimo. E ora riempi. Io con la mia magliettina alla fine ho messo questa, Summer. E niente, riempiamo l'acqua. Dovremmo andare a cercare le figurine per mio figlio perché nell'edicola dove siamo stati poco fa non ce li avevano. Sono le figurine di Super Mario, ragazzi, veramente sono irreperibili queste figurine di Super Mario, non so perché non le troviamo mai. Qua stanno rifacendo tutto, ragazzi, questa è la chiesa dove ci siamo sposati. Aspettate che ve la faccio vedere meglio. Perché stanno facendo i lavori. Guardate le scale. Zoom. Io ho salito questa scalinata, ragazza, emozionatissima. E questa è la chiesa matrice di Capaci dove noi ci siamo sposati. Emanuele e Federico sposi 8 giugno 2015. Nel 2016 sei nato tu. Sì, tu, vero. che giorno? 1 luglio. Bravo. E sono a casa, ragazze. Sono stata al mercato, al mio solito mercato, mercato dello Zene, dove ho incontrato una di voi, Rita. Abbiamo fatto un po' di strada insieme, ci siamo rincontrate più volte tra uno stand e l'altro. Abbiamo anche parlato, simpaticissima Rita, ti mando un bacione.
Vi faccio vedere che cosa ho preso, ragazze. Questo mercatino ve lo dico sempre, cioè vi regalano le cose praticamente. Innanzitutto ho preso 2 kg di pesche a 1 euro. Poi cosa ho preso? Allora, le calze, che vi faccio vedere solo quelle di mio marito perché altrimenti non finiamo più, stavano 12 paia a 6 euro. Quindi ho preso, guardate, sono così, a 2 a 2, quindi in ogni pacco ce n'è 3 paia, 3, 6, 9, 12. A mio marito le ho prese tutte nere. Io le ho prese miste, bianca e nere. Gabriele, grigio, blu, nero, anche bianco. Ora ho un problema, quindi ho bisogno di voi come al solito. Siccome praticamente il piedino di Gabriele, che c'è Giuliana? Vieni qua, vieni. Eccola qua. Ho preso anche un ventaglio, 60 centesimi, ne ho presi due, uno bianco e uno fucsia per lei. Infatti questo è il suo, il mio bianco l'ho messo nella borsa, 60 centesimi. Stavo dicendo, siccome il piedino di Gabriele praticamente ormai è quasi quanto il mio, cioè nel senso come misura di calza siamo là, quando io vado a lavare e metto nella stessa lavatrice le mie calze e le sue e poi vado a stendere, o ci sto attentissima, cioè nel senso di misurare la calzetta per capire qual è la mia e qual è la sua, aia, o dovrei fare, perché ci ho pensato, 2 lavatrici diverse per me, cioè per noi, una per i bambini, cosa che io non ho mai fatto, almeno che quando erano piccoli, proprio piccoli neonati, che lavavo le loro cose a parte. Voi come fate, mamme di bambini appunto dell'età di mio figlio, a differenziare le calzette? Ci state attente poi quando le stendete, le rientrate a vedere la misura, centimetro per centimetro? O mi conviene fare proprio un cesto dei vestiti sporchi a parte per i bambini? Perché voi pensate anche a questo? Fatemi sapere. Diamo tante teste e vediamo cosa ne viene fuori. Poi ho preso due bellissimi teli mare, questi qua sottili, che prendono, aspetta, prendono poco spazio perché appunto dobbiamo viaggiare leggeri quest'estate, ragazzi. Ho preso pure questa. E ho preso questi qua, li apriamo insieme. C'è scritto Santorini, sono con diciamo la trama di quelle zone. Aspetta, apriamo. Sono quelle sottilissime, ragazze. Vedete, salsicciotto, queste qua. E nella borsa mare vi rimane un sacco di spazio. Apriamo questo, vedete? Sono proprio sottili, sottili. Così, vediamo, aspetta, Giulia. Ah, ok, c'è proprio il. Vieni qua, se non si vede niente. C'è il gabbiano, vedete? È il paesaggio tipico di Santorini, bellissima. Ne ho presa una azzurra per mio marito e una, diciamo, questo bordeaux molto chiaro per me. Poi ho preso due pochette, perché veramente non avevo più neanche una pochette a casa. Scendi, amore mio, scendi, va a giocare con questo. Può essere che me la scollo, ragazzo, no? Ho scollato. Due pochette, non le apro, le tengo chiuse per quando mi serviranno, prendere al mare, gite fuori porta, eccetera. Una così, queste qua pagate 1 euro ciascuna, e una trasparente con le righe però, perché trasparente proprio non mi piaceva più di tanto. Poi cosa ho preso, Gabriele? Cosa ho preso? Mi devi dire tu. Cioè, aveva un anno che diceva che voleva una cosa mio figlio, anche in tanti video l'ha detto che voleva questa cosa. Abbiamo preso il criceto. No, non hanno capito bene, vieni qua, che ripeti proprio tipo con la faccia dentro la videocam. Cosa No, abbiamo. abbiamo preso il criceto. E chi lo pareva sto criceto? Io. Ma noi già non avevamo abbastanza animali? Sì. Il cane, il coniglio, la bambina che comunque è considerata un mezzo animaletto per ora perché ne è terribili due. Abbiamo preso il criceto perché c'era lo stand con gli animali. Aspetta che ci andiamo noi dal criceto, lascialo stare che è neonato, ci manca solo sballottarlo. Ancora è neonato il criceto, ragazze, dorme tutto il giorno, tranne quando si sveglia, che abbiamo visto che si mette sulla ruota e si porta il cervello praticamente, perché a criceti fatemi sapere. E ho letto che le latte fanno anche così, quindi adesso vedremo stasera che cosa succederà. Andiamo a vedere, andiamo a conoscere il nuovo membro della famiglia, il topolino piccolino, il criceto, topolino piccolino, topolino senza coda. Che si chiama Todd. Lui è Todd, sta dormendo in questo momento perché appunto è un cucciolo, non si capisce niente, sembra una palla di non so che. Neanche ve lo posso far vedere perché appunto sta dormendo, non è neanche giusto svegliarlo.
farla in questa gabbietta molto piccola, perché comunque si sta svegliando. Aiuto, ora si mette sulla ruota e fa un casino. Non svegliate quel criceto, per l'amor di Dio. Poi appunto crescendo si vedrà appunto di prendere una gabbietta più grande. Per il momento lui è posizionato, spostatevi così lo facciamo capire, dove ci sta il bonsai. Eccolo qua, non si vede niente. Poi vediamo se riesco a mettervi una clip o una foto della faccina di Todd, perché in questo momento appunto è una palla di pelo che dorme, perché appunto è un neonato, è piccolissimo. Poi giorni fa, così vi faccio vedere tutte le new entry, sono stata in un negozio di cinesi, ho preso delle cotine, avevo detto non compro più niente per la casa, invece ragazzi ho visto una cosa bellissima, ogni tanto ci sta, però ragazze, una, non riempirsi la casa di cose di un decor che poi non si deve mettere, e ho preso questa. È una bellissima conchiglia ragazze, mi piace da morire, purtroppo è arrivata a casa lineata, però dall'altra parte ragazze non c'è niente. La posso mettere sia così, ma la parte più bella, cioè il davanti, è questo qua della conchiglia. È così proprio, sa di estate. E l'ho messa qui dove c'è, nella parete attrezzata, raga. Siamo qua, nella parete attrezzata. Dove c'è anche il vaso che mi ha mandato la mia amica e collega Maria nell'esposito, che se non seguite andate a seguirla, vi lascio il link del canale. Che mi prese da Primark quando io ancora non c'ero mai andata. E in più c'è, ecco, abbiamo ritrovato il ventaglio, c'è questo qua che diciamo che un po' richiama come colori la conchiglia, anche se è più scuro. Io adoro questa statuina, ragazze, lasciate stare la religione e tutto, mi piace proprio il senso di pace e di calma che infonde. E qui c'è il ventaglio mio, ecco, la borsa, abbiamo ritrovato. Niente, questo è il braccialetto di mia figlia, ragazze, perché ho preso un po' di braccialetti per l'estate che mi piacciono tantissimo. Fa la messa a fuoco. E con l'arcobaleno, che però gli si è tolto. Ecco, questa qua è quella che ho preso, ragazze, mi piace tantissimo così. Poi ho preso lui, il cagnolino col culetto, col popò, in aria, porta fortuna secondo me, con questo popò così, con questo culettino così, che ha la piantina grassa qui sopra. È bellissimo, mi piace da morire, raga. Anche lui, ragazze, è arrivato con problemi di deambulazione, ecco. Perché, ragazze, avevamo un sacco di sacchetti, c'erano anche detersivi, eccetera. Gli si è spizzicata la zampina e non ho neanche ritrovato il pezzo. Però io lo metto così, come infatti sta messo, anzi così era messo, sopra il giradischi. Non si vede. E comunque anche se si vede, ragazze, non mi interessa. Dico, sono oggettini che comunque sono costati pochissimo. Mi dispiace se è arrivato spizzicato, ovviamente. Però per il momento mi piace anche così. Mi piace messo qui sopra. C'è il criceto Todd, il bonsai, il cagnolino giradischi e le foto dei bambini. Poi ho preso questi due, ve l'avevo detto qualche video fa, che volevo mettere dei quadretti nel corridoio con delle stampe che a noi come famiglia... e piacevano molto. Tra le quattro che vi feci vedere ne ho scelte due che devo fare sviluppare, devo stampare, ma penso che li farò sviluppare tipo stile foto dal fotografo, e li andremo a mettere nel corridoio, nell'ingresso. Ah, ci risiamo, ragazzi, questa è questa meraviglia, ci risiamo, perché ve l'ho chiesto già, lasciate stare le porte dietro di me che ancora devono essere montate, ci risiamo perché ve l'ho chiesto già qualche video fa, lo mettiamo, li mettiamo di qua, o che sarebbe la soluzione migliore, dove ci sta questa parte dell'ingresso così, vedete lo specchio segue la parte sotto dell'ingresso, e qui secondo me sarebbe ottimo, cioè seguire così, non so se è capito niente, secondo me stanno meglio così, perché comunque diciamo vanno a riempire questa parte, questa parte che è vuota. Vado a posare le calzette di mio marito in lavanderia, un'inquadratura bruttissima questa, così poi le lavo. Dice, ma perché non se le poteva mettere senza lavata? No raga, no. E adesso niente, siamo comunque già a dopo pranzo e io non ho fatto niente, a parte diciamo il letto e fare i piatti poco fa, quindi andiamo a pulire il bagno. Ecco, vedete dove è finita l'etichetta del telomare
Santorini, era questa qua la stampa comunque. Precisamente questa. Si può vedere benissimo qui. Era finita in bagno, se l'era presa Giuliana. Adesso do una pulita veloce al bagno. E questo è il vasino di Giuliana che ho preso dai cinesi. Come va lo spannellamento, ragazza? Niente. Cosa c'è qua? No, non è niente, ragazzi. Spirocchino. Vi piace? Fatemi sapere, è carino, ha questa particolarità che si può togliere questo qua. C'è anche la parte sopra per chiuderlo, ma non la metto perché la bambina poi ha difficoltà quando deve andare a fare pipì o popò, che deve fare questo movimento di alzare, cioè dobbiamo fare questo movimento di alzare la tavoloccia e si perde tempo. Quindi l'ho lasciato così. E niente ragazze, una la fa nel vasino e tre la fa fuori. Quindi siamo messi così. Allora, mentre do una pulita molto veloce, come vedete, al bagno, non sono andata neanche a togliere tutto, ma solamente a spostare, volevo salutare due follower che ci tenevano a essere salutate. Io non sono Barbara D'Urso, non sono chissà chi, però ragazzi, se mi chiedete di essere salutate, lo faccio con tutto il cuore. Quindi, un saluto e un grosso bacio a Maria Sacco e a Benedetta, un bacio grande grande. Maria Facco mi segue sempre, mi ha scritto un commento chiedendomi se potessi salutarla. Io ti saluto appunto tesoro, appunto un bacione grande come ho già detto. Ti ringrazio che mi segui così assiduamente. Mentre Benedetta è una mia follower, ed è stata la figlia a scrivermi un messaggio da Instagram chiedendomi un saluto per sua mamma che mi segue anche lei 24 ore su 24 addirittura mi ha scritto. Ragazzi, quindi mi riempite il cuore di gioia. Io vi mando un grosso bacio e un abbraccio. Babbo, io ormai guardando però sto guardando la serie TV Mare Fuori, sto diventando napoletana ragazzo. Chi è di Napoli? Chi è di quella zona in Campania? Fatemi sapere nei commenti. E niente, chiudo qua questo video, babbo, perché ho finito comunque le mie pulizie per oggi. Tutto il resto delle cose che non ho fatto, che comunque ho fatto molto velocemente, le andremo poi a rivedere in un altro video, le andremo poi a fare insieme ovviamente, perché andrò a registrare per darvi motivazione come sempre. Vi mando un grosso bacio e mi raccomando, andate a dare un'occhiata al sito delle t-shirt, felpe e top di Save Glory. Un bacio a tutti e ci vediamo nel prossimo video.